Și bruma cade peste vii, de ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? Și bruma cade peste vii, de ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? O vină iar în al meu braț. Eu ho cominciato a fare volontariato con il gruppo dei pensionati e poi abbiamo incontrato, insieme a tanti altri pensionati, abbiamo incontrato gli immigrati. Gli immigrati vivono in questo territorio con un carico di burocrazia tanto grande e non conoscono la lingua, hanno proprio bisogno di essere aiutati e noi nonni siamo in condizione e abbiamo anche il tempo per farlo. Ci siamo dati un progettino di lavoro che si chiama Costruiamo la pace e con l'obiettivo di contribuire alla crescita di una società armonica. Ho accompagnato una donna pakistana che è qua da 3 mesi, non parla neanche, capisce italiano, niente. E è venuta con i suoi bambini qua a scuola di Porto Maggiore e ha cominciato il corso. Faccio da 1 anno volontariato. Io ho cominciato 1 anno fa e quando sono venuta io non c'era nessun interprete, nessuno traduceva. E allora mi ha spinto questa cosa perché io ho visto le donne pakistane andare da sole, con nessun aiuto. Io sono presidente dell'associazione di Porto Amico, sono stato eletto per la consulta provinciale per la provincia di Ferrara. Sono venuto in questa associazione, lavoro per gli stranieri, per i nuovi permessi di soggiorno, per il ricongiungimento familiare. Io ho arrivato qui in Italia, prima 4 anni. Che già conosco una signora che si chiama Germana, lei è sempre aiutare tutti gli stranieri per documentazione, rinnovo permesso di soggiorno. Ascolta Nelly, facciamo una cosa, tu prendi questa carta, poi io prendo un appuntamento con l'avvocato Massimo del CS, accompagniamo le mamme a scuola, facciamo tante pratiche burocratiche. Questa associazione do una mano in centro sociale, di venire a fare un po' di pulizia. Poi abbiamo organizzato una mostra, i luoghi della terra, la nostra cultura, il nostro cibo moldavo. La mia esperienza di fare volontariato mi ha dato una soddisfazione profonda. De ce non vi, de ce non vi. Sono molto orgogliosa di quanto faccio e mi sento una persona appagata e felice. Dico che fare volontariato è bello. De ce non vi.